Ora siamo alla settima ripresa. Tifosi dell'Aquila incitano Pasquale Mazza, mentre Loris Stecca ha portato con sé dalla Romagna un gruppo di tifosi. Ora Stecca è riuscito a cogliere ancora l'avversario, vedete la resistenza comunque di Mazza che cerca di ribattere colpo su colpo, sa che è pericolosissimo chiudersi in difesa passiva con un tipo della potenza di Stecca e pertanto ogni volta che Stecca affonda l'azione cerca di stringere i tempi, di avvicinarsi all'avversario e metterlo in imbarazzo. Ancora Stecca comunque è riuscito a colpire con il diretto, poi con il gancio e poi con il montante. Ancora bravo Mazza. Quando Stecca va fuori misura è prontissimo Pasquale Mazza a cercare di approfittare dell'occasione. Naturalmente per raggiungere la distanza di tiro deve passare sotto i colpi di Stecca o approfittare del momento in cui il campione va a vuoto. Mobilissimo ancora sulle gambe Mazza. Ancora vedete i colpi di Stecca. È ammirevole la resistenza di Pasquale Mazza che ha il volto molto segnato, ma appare ancora in possesso delle energie sufficienti e necessarie per ostacolare l'azione del campione, certo più potente di lui, forse stilisticamente più dotato, ma è coraggiosissimo veramente Pasquale Mazza. È un bel combattimento e termina anche questo ottavo round